Non perdere il sorriso anche dopo una pesante sconfitta è l'insegnamento più bello delle ragazze del Volley Potentino, che si riuniscono sotto rete un istante dopo aver alzato bandiera bianca al cospetto dell'ASEM Bari. 3-0, gara combattuta ma KO inevitabile contro un avversario più esperto. Noi abbiamo una squadra molto giovane con 3 under 18 in campo, dall'altro lato invece c'era una squadra veramente composta da tante atlete di livello. Quindi sono abbastanza soddisfatta della gara fatta, siamo in crescita. Un prevedibile stop che tuttavia non fa deviare la PM dal percorso intrapreso in questa stagione, in continuità con la sua storia. Da 42 anni la società dell'inossidabile presidente Michele Ligrani continua a formare pallavoliste, punto d'approdo la prima squadra che oggi milita in C regionale. Il gruppo è un gruppo molto giovane, tolto qualche elemento un po' più grande, però siamo ragazze che ovviamente ci stiamo mettendo la voglia, ci vogliamo bene, stiamo lavorando per crescere e per terminare questo campionato al meglio. Tutte lucane di origine o di adozione, come Svetlana Shapoval, ospitata con la famiglia a Potenza dopo essere arrivata dall'Ucraina, insieme per raggiungere l'obiettivo sul campo e soprattutto per mantenere viva la passione per questo sport. Speriamo di fare un ottimo finale di stagione ed arrivare ai play-out e salvarci e mantenere la categoria. Disputare un campionato come quello pugliese ci fa orgoglio ed è anche un bel modo per tenere alto il nome della città, non solo con altri sport, anche con la pallavolo che piano piano deve sempre prendere più piede.